benvenuti su Opinione di Luzio. Oggi vorrei parlare sulla una grande verità: Dio esiste o non esiste? Questo è il mio dilemma di stasera. E ho portato con me qui in studio due ospiti, ok? Che sono Carlo e Andrea, che già conoscete. Carlo adesso si presenterà da solo, naturalmente, io vi farò solo un preannuncio. Naturalmente la mia versione, logicamente, è che tendo più a credere che l'essere umano, comunque sia legato più al mondo animale, ok? Mentre invece qui Carlo testimonierà per le sue fedi, che logicamente invece l'essere umano è qualcosa di che è in pratica derivante lasciamolo dire a Carlo, hai ragione Carlo, scusa, è il mio modo troppo di parlare. Dimmi Carlo, allora, su questa cosa. No, tu di cosa parlavi? Che per me l'uomo viene dall'animale, in cui logicamente è stata un'evoluzione di una specie animale. Non so se può essere la scimmia o qualcos'altro, perché non credo nemmeno che la scimmia sia per sé, perché già la scimmia comunque sia parte da un concetto di un animale già evoluto, e quindi per me siamo ancora più agli albori, che poi dopodiché la fisionomia di diverse specie animali si è raggruppato, che poi alla fine l'uomo è venuto fuori dalla scimmia in un certo stadio evolutivo. Questo sicuramente ci sta, ma prima della scimmia c'era anche qualcos'altro. Io indagherei più su che cosa prima della scimmia era la scimmia stessa, e quella scimmia che poi è diventata uomo, ok? Perché poi ce la sappiamo che da oggi che la scimmia esiste ancora in madre natura, ok? Quindi vuol dire che anche lì si sì, però una questione, se no la andiamo troppo, è se l'uomo, secondo uno di voi, è venuto a derivare dalla scimmia oppure deriva da Adamo ed Eva, rimaniamo certo un po' sul tema. Questo io lo tu hai portato avanti, certo. Adesso sentiamo Carlo, che penso vorrà esprimere un'altra cosa. Allora, per quanto riguarda, adesso non si può negare che dal punto di vista scientifico ci sia, voglio dire, ci sono importanti teorie tra quelle di Darwin, per cui secondo il quale l'uomo deriva dalla scimmia. Noi sappiamo che bene o male nel genoma il 98% del genoma, cioè la scimmia e l'uomo hanno una similitudine nel genoma che è intorno al 98%. Okay, però tutte queste tesi non sono mai andate contro a quello che voleva dire, se lo prendiamo nella sua parte allegorica, anche la Genesi, che racconta di questo Adamo ed Eva in cui c'è la scelta di mangiare il frutto proibito, che è l'albero della sapienza, che era differente dall'albero della vita, per cui chi avrebbe mangiato il frutto della sapienza non avrebbe potuto godere dell'albero della vita, e tu quindi sarebbe morto. Tu mi dici comunque sia che l'uomo comunque sia si è una creatura di immagine e somiglianza di Dio. Io sono convinto di una cosa, che non si può negare che l'uomo abbia una parte materiale, che è quella che vediamo tutti i giorni, che è quella che magari ci piace, che è quella che al giorno d'oggi magari va sulle copertine dei giornali ed è quella che è più interessante in un sistema come il nostro. Però dentro l'uomo c'è una parte spirituale che è importante e che non è, secondo me, indipendente. Stai parlando dei 21 grammi dell'anima quando moriamo? No, quello era uno scherzo, quello che tu parli dei 21 grammi era lo scherzo che è stato fatto dal professore universitario, che dicevano che si approfittava delle ricerche degli studenti. Allora, per scherzo, alcuni studenti hanno pesato un corpo prima di morire e dopo morto, e avevano fatto passare questa scoperta che pesava 21 grammi di meno, okay. E quindi questa differenza sarebbe stata l'anima, per cui era uscita questa cosa, ma l'avevano fatta più che altro per prendere in giro il professore, che poi si era appropriato, credo che fosse andata così, che si era appropriato della scoperta, cioè di questi 21 grammi dell'anima. Ma esiste una parte spirituale all'interno dell'uomo, che noi, voglio dire, con la psicologia molte volte si affronta, che è il rapporto tra l'io e l'essere, il rapporto fra l'uomo e il tutto, il rapporto che esisteva già dai greci. Ok, ma ti voglio dire una cosa: Michelangelo ha fatto tante opere commissionate dal Papa, ok? Sì. Tra cui ha fatto la
la creazione, ok? Il giudizio universale. Quello della mano di Dio. Il giudizio universale, okay. Sì. Quindi c'è, se ti ricordi, c'è l'uomo che dovrebbe essere quindi l'immagine e somiglianza di Dio, in quel momento in cui è il ritratto, e gli fa una bella grande foglia, ok? Che copre una parte del corpo. Sì. Te la ricordi bene quale parte del corpo copre? Sì. Quale? Copre i genitali. Non solo. Ti direi, non hai notato una cosa che è una lettura di molti critici d'arte? Prego, non la sai, è ovvio, la so io. Critico d'arte, molti critici d'arte che la valorizzano tanto, ma la sai mai pubblicità, te la sai? L'ombelico? Perché? Perché se è stato creato da Dio non può avere l'ombelico, perché l'ombelico c'erano solo quelli che sono nati da donna. E quindi questo copriva anche l'ombelico e quindi... Non mettiamocelo così non sbagliamo, giusto per... Certo, perché l'ha commissionata al Papa, logicamente. E questo è il motivo per cui Michelangelo non si è sentito un attimino problematizzato. Dice, ma come faccio? L'uomo lo vedo così nudo. Lo copri, non sbaglio. Io non sono... Allora ho messo la foglia, ma per coprire l'ombelico. Ma scusate, e dopo lo faccio. Siamo sicuri che... Ma no, la legge che copra l'ombelico, se non lo dite, non lo metto in dubbio. Certo, ma che sia stato coperto perché gli ha detto il Papa? No, lui, perché lo sapeva, se autocensura da solo. Ma allora, la questione è più un'altra, scusate, per rimanere sul concreto. Allora, una volta il dubbio si poneva di fronte alla possibilità che fosse vero oppure no. Le scoperte di Darwin, che penso che molti, la Chiesa Cattolica le accetta ormai, pongono invece l'inquietante necessità di vedere che c'è un'incompatibilità tra quella che è la realtà oggettiva e quello che sono le scritte della Bibbia. Perché uno può dire, sì, la Bibbia è come si dice, è allegorica, che vuol dire che è una favola, però, perché non è compatibile la storia biblica con quello che è le scoperte della scienza, o una o l'altra, non si danno le due cose. Beh, io credo che se noi guardiamo l'essere umano, cioè se l'essere umano è soltanto materia, tu hai ragione. Tu hai dei mezzi per dimostrarmi che l'essere umano non è soltanto materia come lo sono gli animali, voglio dire, alla fine, perché la parte spirituale dell'uomo, tra virgolette, quella psicologica, è più corretto da dire, proprio perché lo scimpanzé c'ha il 98% del nostro DNA, in parte la condivide, perché gli scimpanzé hanno i sentimenti, hanno dei pensieri semplici, hanno delle emozioni come noi. Un gatto ce n'ha di meno, uno scimpanzé ce n'ha di più. Ma la differenza non è qualitativa, è quantitativa tra noi e gli animali. Io credo che da un punto di vista, cioè secondo me la vita stessa, per come si concepisce, come una parentesi di normalità in un universo che continua esplosione, una parentesi di tranquillità in un universo che in esplosione, cioè, non per tutti è tranquillità. No, ho capito, ma tu pensa che cosa vuol dire trovarsi, noi se possiamo parlare di questo perché siamo in un momento in uno spazio dell'universo in cui non ci sono particolari problemi, non ci sono particolari attività. Cioè, non ci sono esplosioni continue. Diciamo che c'è un momento in cui la vita è possibile su questo pianeta che è limitato nel tempo e nello spazio. Che è limitato nel tempo e nello spazio e che mi fa credere, magari cosa differente rispetto ad alcuni scienziati, mi fa credere che ci sia un miracolo della vita e che questo miracolo sia qualcosa che arrivi. Allora, io proprio a questo esempio ti prendo l'esempio. Questa è la storia dell'universo, ok? Da Big Bang fino ad oggi, o anche diciamo che alla fine dell'universo ci sia almeno il triplo, il quadruplo del tempo. Bene, noi in questo grande striscione di tempo abbiamo una quantità che è più piccola di questo elastico, sia nel tempo che nello spazio. Sì. Come puoi pensare che un Dio abbia creato tutto questo universo solo per qualcuno che vive in quel punto lì? Ma forse non è più facile pensare che sia un caso la presenza dell'elastico? Ma forse non aveva ragione Galilei. E la sua concezione di sole era che girava intorno alla Terra, era una concezione limitativa rispetto alle conoscenze del tempo. Perché magari è proprio così che tutto l'universo è stato creato per Ptolomeo, che diceva che il sole girava intorno. Sì, però la questione no, la concezione era la concezione eremita. Ok, quindi la Chiesa l'aveva bandito, non l'hanno ammazzato perché gli eretici l'avrebbero ammazzati per quella versione che lui si opponeva a quella che era la versione tolemaica,
E logicamente poi, dopodiché, siccome lui sapeva molto leccare, Michelangelo, quello che ti ho detto prima, invece lui non l'ha fatto, perché lo faceva solo con se stesso questa relazione, non la poneva di fronte alla società. Galileo, la sua scoperta la poneva alla gente. Sì, ma... logicamente questa la Chiesa doveva prendere la posizione, sì, forse... se era stato pontificio che aveva un potere forte. Ma forse Galileo non aveva ragione, forse Galileo non aveva ragione.